Dice Massimo Profeta da studio, chiaramente noi condividiamo, migliori in campo nella serata di, questa, di Latina, vittoria meritata. Luca, dall'alto della tua esperienza, però che sofferenza quel quarto d'ora finale. Innanzitutto dobbiamo fare complimenti a tutti perché siamo un grande gruppo, abbiamo fatto una partita di sofferenza nel secondo tempo e quindi credo che non ci sia un migliore in campo, il Pescara ha vinto e ci prendiamo questi tre punti. Sofferenza, penso che in Serie C partite facili non ce ne siano, abbiamo fatto subito due gol. Fa un po' caldo, il campo era pesante, ci siamo un po' abbassati, però ecco, sinceramente occasioni limpide del Latina per fare gol, forse una girata al volo di un attaccante che avrebbe fatto un gran gol e poi noi abbiamo avuto penso 4-5 occasioni sul 2-0, quindi ecco, c'è sempre da migliorare, potevamo tenere il baricentro più alto, potevamo pressare di più, però siamo un gruppo nuovo, abbiamo una partita mercoledì, probabilmente a livello mentale abbiamo mollato qualcosa, ci siamo un po' abbassati, però ecco, quando si vince ti abbassi va bene, se poi dopo perdi va meno bene. Col calcio d'angolo, la spizzata di Pellacani e l'inserimento con i tempi perfetti. Sono cose che proviamo, Pella è fortissimo sul primo palo, già aveva fatto gol e assist nell'amichevole contro Avis Pesaro e siamo tanti forti di testa, quindi per gli avversari è difficile insomma, marcarci tutti, io ci ho creduto, mi sono liberato dell'avversario, poi in altri due o tre calci d'angoli è una baraonda, tutti falli da rigore, tirate di maglia, quindi ecco, sono bravo a liberarmi, mi sono inserito e poi la palla è arrivata lì. Ti chiedo un'ultima cosa che devi lasciarci, Luca, mercoledì, Crotone, classifica, siamo all'inizio, ma dice che è già un big match, visti i nomi delle due squadre, le partite di Luca Mora. In che senso? Le partite che contano, quelle importanti, partite da giocatore di spessore. Ma sicuramente il Crotone è una grande squadra, ha speso tantissimi soldi, due anni fa era in Serie A, quindi credo che Crotone e Catanzaro siano le grosse favorite di questo girone. Noi ci siamo lì, giochiamo in casa, lotteremo per vincere, adesso ci godiamo la vittoria, recuperiamo, da domani cominciamo a pensare al Crotone, cercando di fare la nostra partita e di usare le nostre armi e sfruttare le loro debolezze.